Ci siamo, eccoci di nuovo con Luca Rotili di Matelica, classe no. No, stavo di 86 perché? È troppo, dai, troppo. È troppo, 96, dai. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che ci può inviare un messaggio su WhatsApp al 380 23 62 069. Inoltre ci possono guardare ogni giovedì, andiamo in onda sul canale 611 e sulla web TV. E inoltre andrà pure in replica, quindi non è solo il giovedì, ma negli altri giorni ci possono guardare lo stesso, certo, in replica negli orari diversi però. E allora, stavamo parlando del tuo ricordo più bello, diciamo, della tua infanzia, che era la console che ti era stata regalata. Sì, sì, è stata forse una delle poche volte in cui mi sono impegnato a scuola perché c'era stato il classico ricatto: se vai bene a scuola, se vai bene, se non vai bene, esatto. Quindi io che avevo la smania. Quanti ricatti ho ricevuto io? Non te ne fai un'idea. Io che avevo la smania di iniziare, ho detto basta, bisogna impegnarsi. Purtroppo per qualche mese bisogna. Beh, dai, alla fine ti sei impegnato, hai ottenuto ciò che volevi. Alla fine, ecco, hai avuto diciamo il tuo passo successivo andando anche nei vari locali. Sì, sì, sì. Quindi se non venivi minacciato. Esatto, ma infatti tutto si collega a tutto, no? Quello che dicevo prima. È sempre stata una cosa. Invece. Voluta. Un ricordo bello fino ad oggi, oltre non dell'infanzia ma diciamo di quest'età che c'hai da adesso, diciamo, ecco, dal punto di vista musicale o privato? In generale. Ma in generale diciamo che al momento sì, ok, avere la ragazza non no, beh, non no. C'è una cosa positiva o una cosa meno positiva. Comunque al momento io diciamo che sto bene, che riesco a fare quello che mi piace, e quindi quando uno fa quello che, come si dice, che quando uno fa quello che comunque voleva fare e perseguiva di fare quello che gli piace, è come se non lavorasse mai, quindi ecco. Perché anche diciamo, allora, fai il DJ, lavori per il fatto dei social, sì. Tra virgolette produci, perché producevo, sì, però comunque cioè le cose, c'hai l'università, cioè fai abbastanza cose dove tante persone dice no, una cosa devo lasciare perdere con l'altra perché con i tempi, certo, c'è certo, poco certo. Tempo, però alla fine riesci a portare avanti quello che a te interessa realmente. E poi ti volevo domandare un'altra cosa, programmi o eventi futuri che hai in mente? Ma guarda, eventi futuri oltre che sposarti? No, parliamo. Guarda, se ci sta sentendo voglio ridere quando vai a casa quello che ti dice. Ma tanto lei direbbe la stessa cosa, quindi proprio perfetto. Esatto. No, comunque al momento sto bene, quindi quello che mi auguro è di continuare così, riuscire a fare quello che mi piace, mandare avanti il lavoro, mandare avanti l'università e mandare avanti comunque questo hobby, che è quello di fare DJ, di suonare in giro. Al momento per il prossimo mese mi aspetta un lungo periodo dove ho praticamente due serate a settimana fino quasi a Natale, e poi ecco, per il Natale per volontà l'ho voluto lasciare libero per stare con gli amici, con la ragazza, con i familiari. Poi Capodanno, e a quel punto si vedrà, quello che viene viene, comunque lo, come si dice, anno nuovo, vita nuova, esatto, tra esatto. Virgolette, perché alla fine la vita è sempre quella, sta a te decidere quello, come gestirla, ecco. Sì, sicuramente con lo staff, poi per quanto riguarda il discorso Free Monkey, qualcosina penso che andremo a fare sicuramente, perché ecco, quello che abbiamo fatto al momento non è stopparci, ma semplicemente dare magari priorità ad altre cose come il lavoro, l'università, però man mano che si verranno a sviluppare situazioni nuove sicuramente le prenderemo di pugno. E nelle serate che tu hai intrapreso DJ, sì, hai avuto mai l'occasione di stare in console con qualcuno
famoso, importante della musica, o al di fuori anche della musica, perché di solito le discoteche fanno anche personaggi televisivi o altro, ecco. Sì, vabbè, ma guarda, una in mente al momento no, non me la ricordo, perché comunque mi è capitato di trovarmi in situazioni dove c'erano ospiti nella serata dove suonavo. L'ultima, ecco, che l'ultima che mi viene in mente è quella di quest'estate con Andrea Damante. Però per quanto riguardano DJ forti, famosi e tutto, diciamo che mi è capitato di collaborare magari per eventi dove c'erano DJ noti come Kreider, come Daddy's Groove, come nomi comunque abbastanza... Sì, abbastanza sia nazionali che internazionali soprattutto. Sì. Non sono state comunque in quegli eventi, non ho avuto la possibilità di suonare, però comunque noi con lo staff abbiamo... collaborato, sì, contribuito, diciamo, sì, esatto, alla pubblicità, ecco. E diciamo che bene o male anche al Sanzara avere l'opportunità di stare insieme a tutto lo staff del Sanzara, che io reputo sicuramente molto molto forte, è qualcosa di bello. Quindi diciamo che mi è capitato di fare un po' tutto, mi è piaciuto bene o male tutti gli eventi che ho fatto. Poi diciamo anche che arrivare, diciamo, anche a suonare giù al Samsara di giù del Gallipoli e di Rimini, cioè non è un locale, diciamo, che a occhi chiusi prendi e vai. Sì, perché sì, lì sì. Hai avuto un'opportunità che ti è stata data e l'hai colta, sì, sul, sì, piatto, come suol dire. Sicuramente, sì, sì, tutto quello che è avvenuto sono tutte cose che ho accolto a braccia aperte e sicuramente sono contento di quello che ho fatto. Spero che in futuro magari ci saranno molte altre occasioni simili. Invece il lavoro che tu stai facendo riguardante i social, come è nato? Sempre per il fatto dell'università? No, quello è nato, anche quello per caso, però comunque è nato per esigenza personale, perché erano i primi anni in cui volevo portare avanti il discorso delle produzioni insieme a Jacopo, che dicevamo prima, quindi avevo la necessità di trovare un modo per poter crescere e farmi sentire il più velocemente possibile che fosse comunque vero, che non fosse tutto fake. E quindi ho iniziato per gioco con il profilo mio, poi a quel punto si sono aggiunte altre persone, allora a quel punto ho iniziato a fare dei corsi per specificarmi su quello e adesso va. Quindi dopo, come finiamo la diretta radio, mi dai due dritte. Ci mettiamo d'accordo. Va bene, va bene. No, perché può essere utile, perché al giorno d'oggi ormai esistono solo social network. Sì, sì. Quindi sì, se non siete nei social network, ormai non siete, cioè non è più nessuno le persone, perché senza il cellulare, senza i social, senza tutto ciò, ormai il mondo sarebbe perduto, perché ormai con tutta la tecnologia che c'è oggi... Sicuramente per un'attività... Però diciamo era meglio prima, che c'era meno cose. Ma per me è meglio adesso. Meglio adesso? però sì, sicuramente per una... dipende dopo l'uso che se ne fa, però per un'attività, per un'azienda... Sì, diciamo attività, azienda, quello che sia... È importante. O per un personaggio pubblico, anche un blog personale... Riesce sempre a darti lo spunto giusto per andare avanti nella tua passione o nella tua volontà di fare, ecco. Assolutamente, diciamo, è fondamentale, quindi sicuramente è una cosa che, ecco, viene un po' da sé, perché comunque un po' tutti vorrebbero, tra virgolette, crescere nei social, chi ha un'attività, un'azienda soprattutto. Quindi il tuo genere, dicevamo che era house, commerciale, diciamo un po' di tutti i generi, che però quello principale, diciamo, rimane sempre nell'house commerciale. Sì, principalmente resta quello. E poi, ecco, come dicevo prima, nello staff in cui organizziamo eventi mi sono trovato a fare un po' tutto, ovviamente solo cose che mi piacevano, quindi sono passato male. Però anche che adesso, se tu prendi atto in una serata, non puoi fare quello che ti piace, perché devi guardare sempre prima il pubblico, purtroppo. No, fortunatamente. Una volta si proponeva quel genere musicale, quelle persone andavano lì perché c'era quel genere musicale. Certo. Adesso sono cambiate in male, penso, le cose, io, però. Ma guarda, io penso che comunque... O in bene. Dipende, nel senso che per quello che facciamo noi DJ, tra virgolette, l'obiettivo principale è quello di far divertire, per cui se in quel momento far divertire significa che puoi fare una cosa che non ti piace mettere, allora a quel punto diventa un po' una forzatura,
Se però fai una cosa che farà male, ti interessa, perché magari devi mettere quella cosa commerciale che però fondamentalmente ti piace, allora ben venga, cioè nel senso, io non, difficilmente mi sono trovato, è capitato ovviamente, però difficilmente mi sono trovato in situazioni dove mi sono trovato a mettere cose che non volevo assolutamente mettere. Allora guarda, domani ti passo una serata latinoamericano. Hai toccato proprio il adesso non è che, non è che ce l'ho contro, diciamo, il latinoamericano, ma sinceramente non lo sopporto nemmeno io, perché no, cioè fondamentalmente, cioè è bello e tutto quello che vuoi, però preferisco più, ecco, già il reggaeton mi sta leggermente più simpatico. E io diciamo che stanno un po' alla pari passo, però non è che li odio, fondamentalmente sono due generi che vanno, piacciono, giusto così. E personalmente, se devo mettere latinoamericano e mi chiamo per latinoamericano, preferisco che ci vada un altro che magari lo sa fare meglio. Ah, quello, se un DJ è nato per quello, quindi per forza, cioè se tu mi dai una serata anni 70-80, mi trovo, io alla fine mi troverò bene, tra virgolette, ti sì. Dico la verità, sì, perché ultimamente faccio solo quello. Ah, allora più per, diciamo, gli anzianetti che per i giovani. Adesso mi sono dato pure io un po' la musica, ma leggermente, quindi da vocalista siamo a DJ, con lei proprio. Sì, no, DJ non mi definisco DJ, però va bene. Senti, allora noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono vedere l'intervista, quella sì, che è stata fatta adesso, che ci stanno ascoltando, il giovedì alle ore 22 sul canale 611 e sulla web TV, e non solo, perché dopo nei prossimi giorni andrà pure replica. Noi ogni lunedì saremo in diretta dalle 18 qua su Radio Studio 7. Okay. Questo è un programma, ripeto, aperto a DJ, vocalist, cantanti, produttori, anche chi ha locali, eccetera. Noi ti ringraziamo molto di essere venuto qua oggi, perché è stato davvero un onore dopo non so quanto tempo che non ci vedevamo. Sì, l'onore è tutto mio, ringrazio te Luca, la direzione, ringrazio Paolo che mi è venuto qua, un amico mio che è venuto qua. Che è venuto e poi se n'è andato perché ha preso, sì, paura. Giustamente. E niente, vi ringrazio per l'opportunità, è stata una bella esperienza e in bocca al lupo per tutto. Crepi, e noi facciamo in bocca al lupo a te. E questa era New Talent Music Radio TV, ritorna lunedì come sempre, vi aspettiamo per la prossima puntata. Alla prossima, ciao ciao. Keep those tears at bay.